Voglio leggere qualcosa intorno alla parola di Dio nel capitolo 4 del profeta Zaccaria. Profeta Zaccaria, capitolo 4. Dice così Zaccaria, capitolo 4, dal verso 1. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno. Mi chiese: cosa vedi? E io risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro, che ha in cima un vaso ed è munito dalle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno 2 ulivi, l'uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio Signore? L'angelo che parlava con me rispose: non sai cosa significano queste cose? E io dissi: no, mio Signore. Allora egli mi rispose: è questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per forza né per potenza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida. Grazia, grazia su di lei. Prega con me stasera che Dio faccia sentire la sua voce al tuo cuore, perché Lui stasera ha deciso di mandare una parola forte per te. Padre, vogliamo ringraziarti per la infallibilità della tua parola. Ti ringraziamo per il potere che la tua parola ha. Ti ringraziamo perché questa parola è viva ed è potente. È tagliente come una spada a doppio taglio e può dividere le cose che sono invisibili ai nostri occhi. Signore, sappiamo che la tua parola è potente a discernere i sentimenti, i pensieri che sono nel nostro cuore stasera. Signore, leggimi. Signore, scrutami. Leggi il mio cuore. Leggi la mia condizione. Leggi i miei pensieri. Abbiamo bisogno di sentire la tua voce, di sentire dal cielo la tua voce. E come Zaccaria vogliamo sentire il messaggio nuovo che hai preparato per noi. Fallo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Alleluia. Io non potrò essere esaustivo stasera. Forse continueremo domani e non entrerò nei particolari della visione del profeta Zaccaria. Ma sono convinto, fratelli, che stasera noi abbiamo realmente bisogno di sperimentare una fresca unzione che arrivi direttamente dal trono della grazia di Dio. Noi dobbiamo desiderare grandemente che la mano di Dio stasera tocchi i nostri cuori come mai è successo nella nostra vita. Questo è un culto di risveglio. Ma cosa è il risveglio? Per molti anni ho creduto che il risveglio fossero delle settimane benedette che di tanto in tanto arrivavano nelle nostre chiese ogni 2, 3, 10, 20 anni. Ho creduto che Dio mandasse ogni 10-15 anni un'effusione particolare. E noi ce ne accorgevamo dai culti che facevamo, erano culti diversi. Dal tono delle preghiere, dall'entusiasmo. Mi ricordo l'ultimo risveglio nella chiesa di Crotone, era il 1978. Tutto buono, ma ho imparato nella mia vita che quello non è il risveglio per la chiesa di Dio. Forse è una forma di risveglio. Io pregavo
forse sbagliando, dicendo: Signore, manda un risveglio, Signore, risveglia la mia vita. E sono convinto che se stasera facessi la domanda in questo luogo, chiesa, vuoi tu che Dio mandi un risveglio stasera? I sì sarebbero molti, perché tutti vogliamo un risveglio da parte del Signore. Ho capito negli anni, chiesa, che il risveglio è vivere la vita dello Spirito Santo, anzi è lo Spirito Santo che vive nella nostra vita ogni giorno della nostra vita. Dio deve vivere nei nostri cuori, e mi sono illuso di vivere un risveglio ogni tot di anni e poi vivere in un letargo spirituale, aspettando che Dio mandasse un altro risveglio. Quando si parla di risveglio, si parla di rinascita, si parla di santità, si parla di libertà nello Spirito Santo, si parla dei doni, dei ministeri, e non possiamo farlo ogni 10-15 anni, ma abbiamo bisogno che la nostra vita vivi costantemente sotto l'unzione benedetta di Dio. Abbiamo legato il risveglio a delle manifestazioni umane. Mi disse un giorno una sorella: pastore, quando lo Spirito Santo viene nella chiesa io me ne accorgo, perché comincia a tremarmi la gamba destra. Ero giovane nel ministero, era il 2002, e non me la sono sentita di dirgli che quello che gli faceva tremare la gamba non era lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non ha bisogno di certi mezzucci. Lo Spirito Santo vuole entrare con tutta la sua gloria in mezzo alla sua Chiesa, che poi tremiamo nella sua presenza, anche biblico, ma lasciamo che lo Spirito Santo tocchi i nostri cuori e agisca come Lui vuole. Non fermarti alla manifestazione, alle emozioni, alle lacrime, e non fermarti nemmeno alle lingue. Te lo dico da pentecostale battezzato nello Spirito Santo. Il risveglio nasce quando abbiamo un senso impressionante, una insoddisfazione spirituale. Il risveglio nasce quando mi manca Dio e piego: Signore, scendi nella mia vita, vieni nel mio cuore, ogni mattina permetti che la tua grazia si rinnovi nella mia vita. Non ogni 10 anni, io ogni giorno voglio godere la gloria della presenza di Dio nella mia vita. Più vivi il risveglio, più vivi vicino a Dio, più Gesù è nel tuo cuore, e più ti rendi conto di quanto non possiamo fare a meno di una vita viva nello Spirito Santo. Più ti rendi conto, chiesa, che ci sono troppi cristiani deboli, troppi cristiani che arrancano, troppi cristiani che la prendono alla leggera, troppi cristiani che vivono con un piede nel mondo e con l'altro si illudono di vivere nella Chiesa, troppi cristiani compromessi col mondo, troppi cristiani che vivono una doppia vita, troppi cristiani che non permettono più alla parola di Dio di trasformare la loro vita, troppi cristiani che sono diventati una zavorra per la Chiesa, troppi cristiani che stanno trovando più piacere nel mondo anziché di trovare piacere con Dio, perché probabilmente troppi cristiani hanno preso l'abitudine di vivere una vita nello Spirito unicamente da domenica a domenica, e il resto della settimana la vivono per i loro piaceri. Signore, aiutami stasera a prendere una netta decisione. Io voglio vivere per Gesù ogni giorno della mia vita. Guardando queste cose io sono profondamente deluso. Sono deluso. Io sono amareggiato, e so che stasera in questo luogo, in questa sala, chi vuole servire il Signore con sincerità di cuore è deluso come me, vedendo come vanno le cose in seno a delle famiglie. Abbiamo tralasciato la santità di Dio
e stiamo barattando Dio con i piaceri del mondo. Stiamo ritornando alle cipolle dell'Egitto, quando Dio ci ha promesso una terra dove scorre il latte e il miele. Fratelli e sorelle, stasera abbiamo bisogno che l'angelo dell'Eterno torni a toccare il nostro cuore e a parlare alla nostra vita. Noi serviamo un Dio che è santo, e il popolo di Dio è un popolo santo. Zaccaria era un uomo di Dio. E mentre parlava con l'angelo di Dio si addormenta. Si addormenta. Poi, dice la Bibbia, l'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno e mi chiese: cosa vedi? Io non so quale sia la tua posizione stasera davanti al Signore, non so con quale intenzione stai servendo il Signore, io non so quali sono le tue aspettative per il futuro. Intanto io credo fermamente, fratelli, alla parola di Dio e credo molto di più adesso e lo sento forte nel cuore che Dio deve svegliare la vita di qualcuno stasera. Lo Spirito Santo ti sta toccando e sta dicendo: cosa vedi? Cosa stai guardando? Dove è rivolto il tuo sguardo? Su chi tu hai poggiato i tuoi occhi? Viviamo in un mondo dove si sente di tutto. La maggior parte del nostro tempo lo passiamo sentendo voci e rumori. Ma come interpretiamo tutto quello che stiamo sentendo? Come interpreterai la voce di Dio? Sarà una voce che si eleverà sulle altre voci? Sarà un suono che riuscirà ad elevarsi su altri suoni? Sentirai tu la voce di Dio che ti dice: Zaccaria, dopo tanta esperienza, dopo tante profezie, dopo tanta parola, cosa vedi? Chiesa del Signore, a questo punto della tua vita, cos'è che stai vedendo? Cosa guardi? In questo frangente storico, il popolo di Dio era appena stato 70 anni schiavo. I babilonesi avevano tenuto lontano dalle loro case, dai loro affetti, dalle loro famiglie, dalle loro abitudini, il popolo di Dio. Dio aveva permesso questa schiavitù. Era stata una disciplina da parte di Dio. E questi 70 anni sono passati con schiavitù e dei lavori inauditi. E quando questo popolo uscì dalla schiavitù erano pressoché distrutti, era un popolo sventrato, completamente demoralizzato, ma Dio non si era affatto dimenticato di loro. Stava mandando una parola fresca, un messaggio nuovo al popolo suo. Erano usciti fuori e le cose andavano male solo per le cose di Dio. Perché che se ne dica, quando ci lamentiamo, non ci lamentiamo mai delle nostre cose, ci lamentiamo sempre delle cose di Dio. A casa nostra va bene, si va avanti. Quello che viene trascurato sono le cose di Dio, la comune radunanza, la chiesa, il servizio per il Signore. Questi riusciamo a metterli da parte. E Dio nello stesso frangente usa un altro profeta, il profeta Ageo, che era contemporaneo di Ezechia, e rimprovera il suo popolo. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case rivestite di legno mentre il mio tempio giace in rovina?
Cosa vedi? Cosa vedi? Ti manca il lavoro? Dove hai poggiato gli occhi? Sulla tua malattia? Sui tuoi dolori? Non ti interessa l'opera di Dio? Non ti interessa le sorti della Chiesa? Non ti interessa l'evangelizzazione? Il mondo da evangelizzare non ti interessa? Cosa vedi stasera? E disse Dio: alzatevi e cominciate a ricostruire il Tempio, perché dal mio Tempio è da lì che partirà la mia presenza, è da lì che partirà la gioia per il mio popolo. Alzatevi e costruite il mio Tempio. Molta gente pensa di servire Dio, invece sta servendo se stessa. Dicevo ieri sera, non mi ricordo dove, alla chiesa del fratello Perrella, c'è gente che gli piace piangersi addosso. La devi smettere di piagnucolare nella presenza di Dio, perché c'è cibo a sazietà per la chiesa del Signore. Io ho per voi, dice il Signore, l'ho riservata per voi, la mia gloria. Costruivano, si fermavano, poi riprendevano e poi ritornavano a fermarsi di nuovo. Venivano scoraggiati e appena si scoraggiavano, fermavano i lavori del Tempio. E Dio interessava in questo momento riprendere un discorso spirituale lasciato in stand-by anni prima. E per spiegare questa situazione, Dio parla al suo popolo e prende in considerazione degli oggetti che si trovavano nel Tempio, nella sua casa. Zaccaria, cosa stai vedendo? Signore, sto vedendo un candelabro con 7 braccia. Signore, quello che sto vedendo è normale. Zaccaria era un sacerdote. Quella visione, Zaccaria, gli era normale, era familiare. Lui aveva dimestichezza con questi simboli. E lui conosceva gli utensili del Tempio. Sapeva cosa era un menorah. Sapeva che questi candelabri erano importanti. Sapeva, Zaccaria, che questi candelabri servivano per portare la luce nel Tempio dell'Eterno. E sapeva, Zaccaria, che questi candelabri dovevano restare accesi notte e giorno. E lui era il responsabile per alimentare l'olio in questi candelabri. Ma Zaccaria sta vedendo qualcosa di nuovo, una visione nuova. Stavolta Zaccaria vede, è qualcosa che sta vedendo che non aveva mai visto, un candelabro che veniva alimentato continuamente in un modo che lui da uomo non avrebbe mai potuto farlo. Vede nella sua visione e sui lati di questo candelabro c'erano degli alberi d'ulivo che alimentavano questo candelabro. L'olio che alimentava questo candelabro veniva versato direttamente dalla pianta. Ma Zaccaria, uomo di Dio, non fa il saputello della situazione, non prende in mano la situazione descrivendo all'angelo del Signore quello che stava dicendo. Anzi, abbiamo letto, io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose? Signore, sto vedendo qualcosa di nuovo, una nuova manifestazione, spiegami che vuol dire, mio Signore. E l'angelo che parlava rispose: non sai che significano queste cose? Pensavi di conoscere la volontà di Dio? Pensavi di conoscere troppo? Ti nascondevi dalla tua esperienza? Tu sei un uomo di Dio, non sai queste cose? Io dissi: no, mio Signore. Ascoltami, Chiesa, molto attentamente. Quello che Zaccaria sta vedendo è qualcosa di diverso che non era abituato a vedere. Riconosce il candeliere, ma non aveva mai visto un candelabro come questo. 2 alberi di ulivo che alimentavano questo candeliere con l'olio.
conosceva il candeliere, ma non ha avuto la presunzione di dire quello che stava vedendo. Era qualcosa di nuovo, qualcosa che lui non aveva mai visto, ma riconosce però che quella manifestazione era qualcosa da parte di Dio. Cara Chiesa, noi viviamo in un mondo spirituale, ma voglio dirti che il mondo spirituale che tu stai vivendo appartiene a Dio e non a te. Non facciamo mai l'errore di racchiudere Dio in schemi e pensare che sappiamo tutte delle cose di Dio, perché l'unzione di Dio deve essere qualcosa di fresco che si rinnova ogni giorno nella tua vita. Non cullarti del tuo passato. A Dio non importa ciò che sei stato fino a stasera. Dio vuole sapere stasera tu che vedi nella tua vita. A volte Dio vede le cose e fa le cose in maniera diversa di quelle che noi siamo abituati a vedere. E noi diciamo no, da noi non si fa così. No, ma questo non è da parte di Dio. Zaccaria aveva molta conoscenza, le cose le sapeva. Era un sacerdote, era un profeta, era un uomo di Dio, aveva tanta esperienza, ma sta dicendo: Signore, non lo so, io questa cosa non l'ho mai vista, questa unzione, questa effusione che tu vorrai mandare al tuo popolo sarà qualcosa di speciale. Signore, chissà cosa stai riservando per noi, questa cosa che sto vedendo in visione io non l'ho mai vista. Signore, ma cosa stai preparando per il tuo popolo? Qualcosa che non ho mai visto, qualcosa che non mi aspetterò mai di vedere. Zaccaria conosceva le scritture, conosceva gli utensili del tempio, del tabernacolo, ma non si permette di giudicare nemmeno dall'alto della sua esperienza l'opera di Dio. Ascoltami, Chiesa, l'esperienza, gli anni passati in una chiesa evangelica, la tua cultura biblica hanno la loro importanza, ma non riusciranno mai a schiudere nello spirito la rivelazione di Dio di questa sera per la tua vita. Apriti stasera a quello che lo Spirito Santo vuole fare per te e per me questa sera. Quello che sto per dirti è un mio pensiero personale, ma so che è da parte del Signore per te. Temo che nella Chiesa di oggi, in particolare nel conservatorismo evangelico, molti si vantano di conoscere la Bibbia, ma spesso sopravvalutano la loro esperienza di fronte alle nuove e fresche unzioni che Dio vuole dare alla nostra vita. Proverbi dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Zaccaria è un uomo intelligente, molto istruito, molto spirituale, ha una grande e notevole esperienza nelle cose di Dio, ma è abbastanza umile da dire: Signore, c'è qualcosa di nuovo che tu hai preparato per la nostra vita, e allora daccelo, mandala, Signore. Quello che Dio sta mostrando a Zaccaria era semplicemente il fatto che se volevano fare qualsiasi cosa, se volevano costruire il tempio, se volevano cercare un lavoro, se volevano sposarsi, se volevano mettere su famiglia, avevano bisogno dell'unzione di Dio nella loro vita. Chiesa, non mettere Dio da parte nei tuoi progetti, ma integra la tua vita nella volontà di Dio. Ecco perché al verso 6 dice: non per forza né per potenza, ma è per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Vuoi il risveglio? Sai cos'è il risveglio?
Il vero risveglio è cominciare a vivere servendo Dio con tutta la nostra vita. Il vero risveglio è vivere la nostra vita secondo i principi della parola di Dio. Il vero risveglio è vivere un incremento della vita spirituale. Il vero risveglio è vivere con un desiderio appassionato di santità. Il vero risveglio è vivere col desiderio della parola di Dio. Il vero desiderio è vivere col desiderio di evangelizzare. Il vero risveglio è andare oltre la monotonia di una vita vissuta sulle sedie comode di una chiesa evangelica. Il risveglio è raggiungere i luoghi elevati della presenza di Dio. Chiesa, non vivere più terra terra. Quando ero bambino cantavamo un cantico. O spirito mio, sali in alto, sull'ali del dolce pregare, te vai a colui, non lo ricordo più, conosce ogni mio penare. Sei pronto a volare stasera? Eh? Sei pronto a volare stasera? Il risveglio comincia con l'esperienza personale della presenza di Gesù nella tua vita. Se Gesù è in te, tu sei già sveglio. Io stasera non ho soltanto il bisogno, ma sento la necessità di vivere con Gesù nella mia vita. Il risveglio deve essere un continuo lavoro. Ogni giorno la fede deve essere qualcosa che pulsa nella nostra vita. Tanti cristiani sembrano più morti che vivi. Quando il pastore predica e qualcuno toccato dalla parola di Dio dice alleluia, lo guardiamo come se ha detto alleluia. È stato toccato dalla parola, è vivo, è vivo. Quando il pastore predica e ti senti di dire amen, fratello amen, sei viva. Stasera come Zaccaria inchiniamoci nella presenza del Signore. Lasciamo che lo Spirito Santo ravvivi la nostra vita. E lasciamo che la vita dello Spirito viva ogni giorno nei nostri cuori. Sai perché tanti cristiani non sono felici? Pastore, ma che stai dicendo? Lascia fare. Sai perché molti cristiani non sono felici? Perché non si sono abbandonati completamente nelle mani di Gesù. Fratello, ma come ti permetti? Io sono 20 anni in una chiesa evangelica. Tu puoi morire col nome di Gesù sulla bocca e andare all'inferno. Non chi dice Signore, Signore entrerà, ma chi fa la volontà del Padre mio. Lo ha detto Gesù. Quando sei innamorato, il tuo cuore per chi batte? Per chi batte? Quando io ho conosciuto mia moglie, eravamo ragazzi, gli ho fatto passare l'inferno, gli ho fatto gelosissimo, ero romanesco, a lei, mi bisticciavo fuori, sfogavo la mia rabbia con gli altri. Ero maleducato, scostumato, nervoso, avevo un carattere che facevo schifo a me stesso. Quando mi sono convertito ho detto, Signore, ma come ho fatto a vivere così? Però suonavo in chiesa, ero il chitarrista, cantavo in chiesa. Ho detto al fratello Diorio oggi
che noi cristiani non diciamo le bugie, le cantiamo. Cantiamo delle cose talmente sacre che non dovremmo nemmeno poterle guardare per quello che abbiamo nel cuore. Eppure le cantiamo, ormai siamo abituati, no? Se sei innamorato, non incontrare Gesù fra 10 anni. Vivilo ogni giorno nella tua vita. Quanto tempo ancora vuoi lottare col peccato? Non vuoi permettere stasera al sangue di Gesù di lavarti, purificarti? Tanti cristiani hanno perso la lotta col peccato e adesso, essendone succube, stanno pagando le loro conseguenze. Fratello, tu devi pregare per la mia famiglia, Satana si è scagliato. Vai all'origine. O è cambiato Dio e questo non è possibile. O è cambiato qualcosa nel tuo rapporto con Dio. Credo che per la Chiesa sia arrivato il tempo della potatura. Cioè è arrivato il tempo che dobbiamo permettere al divino vignaiuolo di tagliare quei rami che non portano frutto né alla nostra vita, né alla nostra famiglia, né alla nostra Chiesa e non portano onore a Dio. Se vivi per Gesù, il solo desiderio del risveglio non basta. Il risveglio è desiderare la realizzazione della presenza divina nella tua vita. E infatti, dice Isaia, così parla colui che è santo, che è alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, dice il Signore. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come si sveglia un uomo dal sonno.